Allora, scusa Alessandra, dimmi una cosa, tra l'altro anche Zingaretti ha parlato, ha detto una buona notizia, uniti nell'emergenza, mi pare che ci sia grande, diciamo, grande approvazione da parte della maggioranza, ma secondo te che cos'è questa mossa, Alessandra? È davvero il senso di responsabilità? È un primo passo per ottenere qualcosa? Un governo più ampio, un allargamento della maggioranza? E Berlusconi l'ha nominato adesso Andrea, no? Cioè è passato da essere, diciamo la verità, il caimano. A essere invece uno che tutti dicono: beh, insomma, si è comportato bene, è un po' padre della patria, no? Ma che mossa ha fatto? Si è rimesso al centro del campo? È troppo tardi. Sai che mi ha detto ieri Sgarbi? Mi ha detto: guarda, Mirta, Berlusconi tutte le volte che fa una cosa e gli fanno tutti i complimenti, vuol dire che continua a perdere voti. Ecco, lui l'ha detto in maniera un po' empirica, però forse tu hai delle notizie anche su quello. No, intanto bisogna dire che questa mossa riguarda anche il giudizio degli italiani nei confronti dell'opposizione, perché se il governo soffre di giudizi molto severi, non è che l'opposizione sia messa molto meglio. Le prove nei fatti sono che intanto il primo partito italiano è sicuramente la Lega, ma comunque viaggia tra il 24 e il 25%, non più supera il 33%. La Meloni tra il 14 e il 15% è arrivata al suo soffitto di cristallo, mentre Berlusconi ha sottolineato ancora una volta l'importanza di essere un centrodestra moderato, l'importanza di essere ascoltati e di guardare verso la gente, perché non tutti hanno delle visioni di centrodestra così, diciamo, che riguardano la Lega o Fratelli d'Italia. Sicuramente c'è un impatto importante di Berlusconi, e l'ha dimostrato più volte, dal patto del Nazareno all'apertura anche col governo Letta, e tutte queste aperture hanno sempre riguardato l'importanza di mettere al centro il cittadino. Berlusconi è un vecchio saggio e conosce molto bene la comunicazione, al di là di quello che poi possono essere anche gli interessi privati, come è stato più volte sottolineato. Scusami, oggi anche la Palmerini, per esempio, scrive che la sensazione che c'è è che la legislatura andrà fino in fondo e quindi forse anche l'opposizione deve fare i conti con un periodo lungo in cui deve trovare un nuovo posizionamento.